Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda sessione pomeridiana Petrarca, Tasso e la cultura tra 5 e 600, che sarà coordinata dal professor Pasquale Guaragnella dell'Università di Studi di Bari Aldo Moro, cui cedo ora la parola. Dedicata a Carlo Gesualdo. Oggi ascolteremo la relazione di un giovane valente studioso che ha operato una scoperta assai preziosa presso la Biblioteca del Palazzo Reale di Madrid, delle missive di Torquato Tasso indirizzate a Carlo Gesualdo e accompagnate dall'invio di madrigali e addirittura con l'indicazione di varianti ai madrigali e ai madrigali medesimi. E si tratta di un incontro decisivo tra due grandi artisti. E direi che la sessione odierna rientra nel quadro di una giornata che è stata dedicata appunto alla cultura cinque-seicentesca. Questa mattina abbiamo ascoltato, oltre che due assai interessanti relazioni, quella di Rosa Giulio dedicata a Tasso e quella di Pasquale Sabatino dedicato alla figura di Ulisse nel corso dei secoli, da Dante sino a Giordano Bruno, una relazione del professor Marco Mengani dedicata alla storia del madrigale, alle sue forme e anche ai suoi temi. Credo che oggi si entri proprio nel cuore della scuola estiva, così come essa è per l'appunto dedicata a Carlo Gesualdo, perché vedremo, come dicevo un momento fa, dell'incontro di due grandi artisti e anche di tacite incomprensioni, la prima delle quali è rappresentata dal fatto che Tasso si rivolge al nobile Gesualdo quando è ormai, non dirò in limine mortis, ma a pochissimi anni, dalla data del 1595 che ne segnerà, per l'appunto la morte. Cioè è un Tasso ormai sfinito, nel corpo e anche nell'anima, ma, pur essendo in queste condizioni, e vedremo che Tasso riuscirà a creare e ad elaborare dei madrigali di grande suggestione. Alla giornata, dopo aver ascoltato il giovane studioso cui facevo riferimento, cioè Perotti, dovrà seguire un dibattito. Questo dibattito porteranno, diciamo, tutto il peso, il tesoro delle loro competenze, tanto i musicologi e gli storici della musica, ma auspicabilmente anche gli italianisti e, per così dire, i letterati. Io direi che, se Carlo è d'accordo, potremmo dare inizio ai nostri lavori ascoltando per l'appunto una relazione registrata, si scusa molto lo studioso nei confronti degli organizzatori e di tutti noi che lo ascolteremo, incentrata appunto su questa preziosa scoperta che ha realizzato e che ha portato addirittura a una utilissima edizione di questo corpus per i tipi dell'editore Cesati. Quindi ascoltiamo e Carlo sarà d'accordo sul fatto che si possa procedere all'ascolto della registrazione. Certo, grazie. Prego la regia di mandare in onda la video lezione. Dunque, innanzitutto vorrei iniziare ringraziando il professor Santoli dell'invito a questa importante scuola estiva su Carlo Gesualdo. E scusandomi anche con lui e con tutti voi presenti,
per non poter intervenire in diretta con voi a causa di un concomitante impegno con una ulteriore scuola estiva alla quale appunto mi ero già impegnato, organizzata dalla mia università e per la quale appunto non posso partecipare in diretta oggi con voi. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto poi dibattere su quanto vi presenterò brevemente in questo mio intervento. Ringrazio quindi anche il professor Pasquale Guaragnella che coordinerà questa breve sessione che mi riguarda per insomma il suo lavoro, quello che riuscirà a fare nonostante appunto io non possa essere lì con voi a discutere. Quello che vi voglio presentare oggi è una scoperta relativamente recente, risale al 2017, ma l'edizione critica di questo codice è uscita solo quest'anno per Franco Cesati a Firenze, nell'aprile di quest'anno, e riguarda una celebre corrispondenza epistolare tra appunto Torquato Tasso e Carlo Gesualdo. Ed è uno dei punti su cui insistere fin da subito, cioè l'originalità di questo codice autografo di Torquato Tasso è che appunto ci restituisce un tentativo di collaborazione tra due degli artisti più importanti del loro tempo, vale a dire Torquato Tasso da una parte, per la letteratura ovviamente, e Carlo Gesualdo dall'altra per la musica. Come vedremo poi analizzando brevemente le missive, si delineano anche i tratti di questo rapporto tra i due artisti, ma è necessario partire da alcuni dati di carattere storico per capire, grazie a chi oggi possiamo leggere in redazione autografa questi madrigali. La figura chiave per la riscoperta dell'autografo madrileno che oggi si trova conservato alla Biblioteca del Palazzo Reale di Madrid alla signatura secondo 3281, è quella dello storico capuano Francesco Daniele. Francesco Daniele ai primi dell'Ottocento si trovava nel ruolo di stampatore regio della Stamperia Reale di Napoli e salvò dalla dismissione della Biblioteca dei Teatini di San Paolo a Napoli questi codici, queste lettere, anzi, autografe di Torquato Tasso che si trovavano sfascicolate all'interno di questa biblioteca. E lui, grazie al suo ruolo e approfittando della contemporanea incoronazione di Giuseppe Bonaparte al trono di Spagna, confezionò questo codice composito di una parte stampa e della parte autografo di Torquato Tasso e lo inviò a mo' di dono encomiastico al nuovo sovrano di Spagna. Questo dato è molto importante perché ovviamente Daniele, nella sua parte introduttiva di questo appunto codice, dopo le varie presentazioni al re di Spagna, trascrive anche interamente tutti i madrigali. E li trascrive a stampa e confeziona questo cofanetto e lo invia in dono a Giuseppe Bonaparte. Ma la cosa importante è che prima di fare ciò ne confezionò anche una copia per l'abate Pier Antonio Serassi, che alcuni di voi conosceranno perché è il secondo bibliografo di Torquato Tasso dopo Giovan Battista Manso. Stiamo parlando della fine del Settecento. Che appunto stava ultimando la sua biografia tassiana e chiese a Daniele notizie di questi madrigali, se effettivamente si trovassero a Napoli, e Daniele rispose procurandogliene anche una copia, della quale Serassi dà notizia semplicemente, ma senza pubblicare i madrigali. Successivamente abbiamo la prima e vera editio princeps di questi madrigali, perché con il codice composito che venne espressamente ideato a fini encomiastici, non possiamo parlare di Editio Princeps, ma l'Editio Princeps vera e propria
Fu stampata a Pisa per i tipi di Capurro nel 1821 e da lì in poi tutta la tradizione delle rime tassiane si è basata sempre su questa edizione. Questa edizione Princeps, quindi, che come potete immaginare, oltre a portare con sé tutta una serie di errori derivanti dal lavoro tipografico, portava con sé anche il modo in cui Francesco Daniele trascrisse questi madrigali, disinteressandosi principalmente di tutte le varianti alternative, sostitutive, ma anche delle varianti che Tasso inviava con missive successive a Carlo Gesualdo, semplicemente ricopiando il testo così come si trovava nel corpo del testo dei madrigali e appunto disinteressandosi di tutta la variantistica. Quindi un primo dato importante è che grazie al recupero di questa testimonianza noi possiamo avere a disposizione la variantistica tassiana riguardo a questi madrigali. Perché come vi dicevo appunto una volta che Daniele li spedì in Spagna di questi madrigali si perse traccia. Si perse traccia fino in tempi recenti, si sapeva, si aveva notizia della loro esistenza, ma appunto non si sapeva dove fosse questo codice con le carte autografe. Tant'è che lo stesso Vercingetorix e Martignone, nella sua opera fondamentale per gli studi sulle rime tassiane, cioè il catalogo dei manoscritti delle rime, pubblicato nel 2004 da Martignone, relega questo codice fra i cosiddetti dispersi, no? Codici di cui si ha notizia storica, ma che poi di fatto non se ne conosce più l'ubicazione. Questo codice poi ho avuto la fortuna di ritrovarlo durante un breve periodo di ricerca a Madrid nel 2017, come vi dicevo, e ne ho procurato l'edizione critica per Franco Cesati. La cosa, al di là ovviamente di questioni che non, nelle quali non mi posso addentrare più di tanto, anche perché avrei bisogno di condividere con voi lo schermo per farmi vedere alcune cose, ma secondo me la cosa invece più importante sulla quale insistere, al di là della variantistica, che è certamente interessantissima e ci permette comunque di avere tutti questi testi nella loro lezione originaria, ma un dato ancora più interessante secondo me è proprio recuperare il rapporto tra Torquato Tasso e Carlo Gesualdo, perché da sempre musicologi più che letterati si sono interrogati su questo rapporto tra appunto il grande Tasso e il grande Gesualdo, come mai questo rapporto non abbia mai dato i frutti sperati, forse anche dagli stessi Tasso e Gesualdo all'inizio. Indagando un po' e scandagliando un po' l'epistolario, possiamo vedere come, per esempio, a carta 1 recto, che contiene la missiva datata 19 novembre del 1592, spedita da Tasso Gesualdo mentre si trovava a Roma, da qua capiamo già, per esempio, che la corrispondenza che oggi noi possediamo non è quella completa, perché si ha ben chiaro che la corrispondenza era già avviata. E in effetti Tasso scrive: "Di nuovo mi è stata data speranza che Vostra Eccellenza verrà a Roma innanzi Natale", quindi lo stava aspettando a Roma. E prosegue: "Le mando ancora 10 madrigali appresso gli altri". E poi si scusa perché si scusa con Gesualdo in maniera un po' criptica, perché dice: "Scusi la mia povertà d'ingegno, l'infermità della natura e l'infelicità della fortuna, per la quale posso malagevolmente pensare a cose che non siano conformi al mio stato", e cerca sostanzialmente di compiacere Gesualdo con i suoi componimenti e gli chiede perdono per il fatto che lui non ci stia sostanzialmente riuscendo. Dalla lettera successiva, datata 20 novembre 1592, quindi vedete a distanza di un giorno Tasso spedisce un'altra missiva e dicendogli: "Prendo nuova occasione di scrivere a Vostra Eccellenza questa medesima settimana, dal poco culto usato in uno dei miei madrigali", quindi vedete ancora una volta
ricorrente questo motivo della sua incapacità di compiacere il committente, e mandandogli sostanzialmente una nuova successiva redazione del madrigale in questione. Quindi qui questo ci permette di recuperare una redazione successiva del madrigale in questione, che si tratta di Baciami dolcemente, che appunto viene completamente riscritto dal Tasso. Ma quindi è interessante soffermarsi su questo rapporto, nel quale appunto Tasso non riceveva, a quanto pare, nemmeno risposta dal principe, perché ha inviato due missive a distanza di un giorno, e evidentemente aveva notizia in qualche modo del fatto che il principe non fosse pienamente soddisfatto dei testi che Tasso gli inviava. E, proseguendo nella corrispondenza, c'è un salto di una ventina di giorni, perché dobbiamo arrivare al 10 dicembre del 1592, sempre a Roma. Dove Tasso, appunto, e qui per questo motivo insistevo sul fatto che Gesualdo sicuramente ha risposto a Tasso, ma rispondeva in maniera saltuaria, perché Tasso esordisce dicendo: "Le risposte di Vostra Eccellenza, come le grazie, non possono essere mai tarde", quindi si vede che Gesualdo non gli rispondeva alle lettere, e poi prosegue dicendo che le mando altri 10 madrigali, e ne avrei mandati in molto maggior numero, ma avendoli perduti questo non mi è possibile. E poi alla fine di questa missiva un altro dato molto interessante, che dice: "Ma in tutto devono essere stati sino a questa ora più di 40". Ecco, anche questo è un dato molto interessante, perché in realtà noi ne possediamo 39, e 39 ne possediamo solo grazie al fatto che il recupero di questa testimonianza autografa ci permette di recuperarne due che erano durante la trascrizione, che procurò Francesco Daniele, a causa della conformazione fisica delle carte, che vedevano questi quattro madrigali scritti in maniera molto ravvicinata l'uno all'altro. Daniele fece l'errore di confondere e quindi di unire i quattro madrigali e farli diventare due. Questi madrigali sono "Già la bellezza io fui", che era il madrigale con cui era l'incipit con cui fino ad oggi si conosceva questo madrigale, ma che però termina al verso 5, e successivamente quindi possiamo recuperare il madrigale "Tu che mi cerchi invano", che è staccato da "Già la bellezza", già la bellezza io fui, ma che fino ad oggi tutte le edizioni delle rime tassiane riportavano come un unico testo. Lo stesso destino ha avuto anche ha coinvolto anche i madrigali "Sì dolce è il mio dolore" e "Chi brama esser felice". E anche in questo caso Daniele trascrisse uniti i due testi, che è un errore congiuntivo che poi trasmise alla stampa pisana, che è la Princeps, e da lì in poi tutta la tradizione riportò questi quattro madrigali in questo modo. Quindi abbiamo detto 39 madrigali sono quelli che abbiamo oggi, ma in realtà Tasso parla di più di 40, e questo ha ulteriore supporto di quello che stavo dicendo prima, cioè del fatto che, la corrispondenza tra i due fosse già avviata, e che quindi noi abbiamo perso una serie di missive. E un altro dato interessante, che fino ad oggi appunto non poteva essere noto, è che attraverso questa corrispondenza Tasso inviava anche delle varianti interessanti, come accade per esempio per la lettera
che vi menzionavo prima, del 10 dicembre 1592, nella quale Torquato, in un post scriptum, lascia detto a Gesualdo: se a vostra eccellenza non dispiacerà di far ricopiare i madrigali, potranno essere riscritti quei due versi dell'ultimo in questo modo, e dà la variante. In questo caso si tratta del madrigale Nell'aria i vaghi spirti, e la variante riguarda i versi 5 e 6 di carta 9 verso del codice, con la quale appunto Tasso manda una redazione evolutiva di questo testo. Questa particolarità è interessante perché ci dice anche molto del rapporto intercorso tra Gesualdo e Tasso. Ovviamente stiamo parlando di un rapporto di committenza verticale in cui un esponente di una delle famiglie nobiliari più importanti del suo tempo, vale a dire Carlo Gesualdo, commissionava a Torquato Tasso dei testi. Quindi Tasso cercava in tutti i modi di compiacere Gesualdo, a causa anche delle strettezze economiche nelle quali si trovava a quel tempo, e Gesualdo appunto non era evidentemente soddisfatto di questo rapporto. Lo si evince in maniera decisamente chiara, a mio avviso, nella lettera datata 16 dicembre 1592, dove Tasso esordisce di nuovo colpevolizzandosi per il suo scarso ingegno. Infatti dice: l'esperienza mi ha fatto vergognare di me stesso e del mio ingegno, poco pronto a ritornare, e assai povero nella copia delle cose infinite che si possono dire della bellezza. E ho riso della mia semplicità naturale, per la quale io non so usare alcun artificio del parlare ambiguamente. Quindi, grazie a questa lettera, e anche grazie un po' alla struttura del codice, che come vedremo dopo è un codice strutturato da Francesco Daniele, che non tiene conto ovviamente di questo, ma in realtà, se noi andiamo a vedere la sequenza, la seriazione dei madrigali, ci rendiamo bene conto che questi madrigali sono raggruppabili all'interno di una serie di tematiche: la tematica, per esempio, amorosa, la tematica della bellezza, la tematica naturale, che evidentemente erano i temi che Gesualdo, come si può evincere da questa lettera, chiedeva a Tasso di scrivere su quegli argomenti i suoi testi, che poi lui doveva musicare. Quindi anche questo è interessante, una commissione per argomenti che Tasso cercava di soddisfare, e per la quale si scusa, se ricordate la prima lettera, no? Si scusava con Gesualdo del fatto di non essere in grado di scrivere su questi temi, quindi sul tema amoroso, sul tema della bellezza, a causa della sua condizione, della condizione nella quale si trovava, che era a quel periodo. Tasso morì di lì a un anno, di lì a pochi anni, scusate. E era una condizione di infermità abbastanza grave, e quindi appunto si scusava perché la sua condizione di salute fisica non gli permetteva di essere così libero di scrivere su cose come l'amore e come la bellezza. Ma prosegue questa lettera, perché è ancora interessante, perché c'è un continuo riferimento ovviamente ai testi che Tasso inviava a Gesualdo. E Tasso dice appunto: dei cinque madrigali che io le mando, i primi, che sono appunto in quel soggetto che ella desidera, non hanno alcuna cosa d'esquisita, né gli altri non biasimo l'erudizione occulta, che con arte, se non mi inganno assai leggiadra, ma forse conveniente, a più alta maniera diverso. Quindi anche qui si sta facendo sostanzialmente un autocommento o autoanalisi ai propri testi, e sta cercando di nuovo scusarsi con il principe se i testi non sono di suo gradimento. E dalla disamina, diciamo, di queste lettere, di queste missive, che ne abbiamo solo quattro in realtà, come
abbiamo visto, sono state molte di più, almeno un paio di più per arrivare alla cifra di madrigali che Torquato indica, oltre 40. Ci dicono quindi, del loro rapporto di committenza e anche di un altro caso molto particolare, cioè del modo di lavorare di Torquato con questi madrigali. Voi sapete benissimo che Tasso è un autore che, rielabora costantemente i propri testi e i suoi autografi tipicamente sono costellati di correzioni e di redazioni evolutive, quindi una variantistica molto complessa. Invece questi testi, come abbiamo visto, la variantistica è sì presente, Tasso non rinuncia alla variantistica nemmeno in questo caso, ma è una variantistica più moderata, più calibrata. Il rapporto di committenza che vede appunto Torquato in una posizione di inferiorità rispetto al suo committente, lo obbliga a lavorare in brutta copia per poi produrre una bella copia da inviare al principe. E questo mi ha permesso anche di avere a che fare con alcuni errori d'autore nella trascrizione, ma anche appunto con tutte queste varianti alternative e raramente sostitutive, che quindi dimostrano che Torquato stava lavorando a partire da una brutta copia. Che troviamo nel testo e anche varianti che lui non rinunciava, cioè ripensamenti successivi che lui non rinunciava a comunicare al suo committente, nonostante appunto questa tipologia di rapporto. Ma per concludere un po' il discorso sul rapporto tra i due, la cosa forse più importante che si evince dallo studio di questi testi, che fortunatamente oggi possiamo leggere in redazione autografa, è forse il motivo per cui il rapporto tra i due dal punto di vista artistico non fu proficuo. E in effetti dall'analisi linguistica e metrica, cioè dall'analisi stilistica di questi madrigali, si evince veramente la complessità dei testi del madrigale, del repertorio di madrigali tassiani che lui utilizzò, che lui spedì a Gesualdo. Le strutture metriche dei madrigali tassiani più ricorrenti sono quelle con 9 e 7 versi, le quali appunto da sole costituiscono più di 30 madrigali nell'intero repertorio, quindi quasi la totalità. E grazie al recupero di BR, come vi ho anticipato prima, cioè del codice madrileno autografo, possiamo anche recuperare il caso unico nell'intero repertorio di madrigali tassiani, quindi considerando anche non solo quelli a Gesualdo, di un madrigale di quattro versi, che è appunto Chi brama esser felice, con lo schema metrico AABB, recuperato proprio grazie all'autografo. Quindi, di nuovo, sottolineata l'importanza del recupero di una testimonianza autografa anche a questo fine. E lo stile di Tasso in questa silogia Gesualdo è sicuramente caratterizzato dalla costante del primo verso irrelato. Due relati si verificano isolatamente nel madrigale Il mio vago pensiero, che dove è isolato anche l'ultimo verso, e l'endecasillabo, un'altra costante stilistica, è impiegato in funzione di clausola, sempre, per segnalare i confini tra le strutture metriche interne, quindi distici, terzine e quartine, che sono le strutture metriche di cui si compongono tutti i madrigali della silogia a Gesualdo. Questo in modo tale che il passaggio dall'una all'altra di queste strutture metriche interne sia scandito dall'alternanza di settenario e endecasillabo, che sono le due misure versali utilizzate da Tasso nei suoi madrigali nella silogia Gesualdo, sempre. E questa demarcazione metrica rispetta sempre le unità logico-sintattiche,
che quindi non travalicano mai i confini versali di queste strutture metriche interne, anche nel caso di enjambement, che vale a dire, ad esempio, che se in un periodo inizia all'interno di un distico, non conclude mai nella terzina successiva. E inoltre, nei casi di enjambement, l'endecasillabo coincide con il rigetto, quindi viene utilizzato sempre come clausola, no? A chiudere la struttura metrica interna. E questa attenzione allo sconfinamento versale è evidente anche quando si utilizzano gli enjambement di tipo forte, ad esempio quelli verbo complemento e viceversa, che sono limitatissimi rispetto al tipo debole. E comunque, ancora una volta, sempre confinati all'interno delle strutture metriche interne che non vengono mai superate. Questa forte struttura dei testi tassiani, per questo mi dispiace oggi non poter discutere anche con voi, perché è uno dei suggerimenti che, nonostante anch'io ci avessi già pensato, però è uno dei suggerimenti che mi è venuto grazie al confronto e al dibattito con alcuni musicologi durante un convegno organizzato dal professor Emiliano Ricciardi ad Amherst, negli Stati Uniti. Parlando un po' analizzando stilisticamente i testi tassiani, col confronto con alcuni professori di musicologia, abbiamo convenuto che molto probabilmente questa rigida strutturazione dei testi tassiani è forse uno degli elementi che portò Gesualdo a non utilizzare i suoi testi, che non vuol dire che non li apprezzò, semplicemente perché per Gesualdo diventava molto difficile modificare i testi tassiani senza stravolgerli. Cosa che invece, infatti, non a caso, per la sua produzione musicale, Gesualdo utilizzò spesso dei testi di compositori anonimi, proprio perché forse si sentiva più libero di intervenire sul testo, a differenza di testi scritti da un autore così celebre e così importante come Torquato Tasso, che veramente nella strutturazione metrica e sintattica dei suoi madrigali, della strutturazione metrica e sintattica dei suoi madrigali, in particolare nella Siloge a Gesualdo, rendeva i testi di una tale complessità metrica e fonetica, da renderli anche difficilmente adattabili a un'intonazione, se non a scapito di corposi rifacimenti. Basta infatti prendere uno dei testi a caso, uno dei testi ricompresi all'interno della Siloge a Gesualdo, per capire come la sonorità dei testi tassiani fosse uno degli elementi più caratterizzanti dei suoi componimenti. E in questo forse possiamo trovare una chiave di lettura per l'incomprensione artistica con Gesualdo. Però qui mi fermo e vi ripeto, mi dispiace di non poter avere l'opportunità di dibattere con voi, ma sarò ben felice se scaturiranno anche alcune idee o alcuni commenti al riguardo, perché mi farebbe molto piacere sapere della vostra opinione, soprattutto per quanto riguarda questa incomprensione tra il rapporto artistico dei due, e anche, ovviamente, mi dispiace di non poter discutere con voi magari in maniera più approfondita delle varianti contenute all'interno del testo, perché non mi è possibile condividere lo schermo come avrei potuto fare, voluto fare, anzi, se fossi stato in diretta, per agevolare ovviamente la compressione della variantistica, perché sennò così sarebbe stato abbastanza difficile e anche difficile da seguire senza avere un supporto video. Quindi
Vi ringrazio per l'attenzione e davvero ringrazio di nuovo il professor Santoli per l'invito. Mi scuso con tutti voi. Ringrazio il professor Guaragnella per la moderazione che seguirà questo breve video e vi lascio anche la mia mail nel caso in cui vogliate inviarmi qualche vostra considerazione su questo mio intervento di oggi. La mail è semplicemente diego.perotti@univr.it e lì mi potete contattare. Se avete appunto anche nuove suggestioni al riguardo che mi interessano molto. Grazie davvero di nuovo a tutti e buona continuazione della scuola estiva su Gesualdo. Grazie. Allora, probabilmente interpretando, diciamo, il sentimento di tutti noi, diciamo, esprimo i complimenti a Diego Perotti per questa sua interessantissima relazione. E, come abbiamo sentito, quando Martignone preparò il catalogo dei manoscritti delle rime, si faceva riferimento appunto a questo corpus indicante il rapporto tra Tasso e Carlo Gesualdo come ad una vera e propria araba fenice. E la cosa si è protratta a lungo questa vicenda. La scoperta realizzata presso la biblioteca del Palazzo Reale di Madrid porta nuova luce sui rapporti tra Tasso e Carlo Gesualdo. Si tratta di un codice molto significativo, in parte autografo, in parte stampa. E Perotti ha illustrato la storia facendo riferimento a questo erudito di primo 800, di fine 700 e primo 800, che è Francesco Daniele, che aveva confezionato questo cofanetto dandolo in dono a Giuseppe Bonaparte, diventato re di Spagna, e poi facendo una copia anche per Pierantonio Serassi, che come è noto è stato uno dei più importanti biografi di Tasso. L'editio Princeps delle rime di Tasso, comprendente anche i madrigali, e quella pisana, prima ottocentesca, riportava una serie di errori tipografici e men che mai teneva conto della variantistica che lo stesso Tasso nel suo rapporto epistolare con Carlo Gesualdo aveva indicato. Quello che è di grande suggestione è vedere questo Tasso ultimo, l'ultimo Tasso che dichiara la semplicità e la povertà del proprio ingegno, che dichiara l'infermità della propria natura, che dichiara l'infelicità della fortuna. E poi abbiamo seguito in successione le lettere del 19 e del 20 novembre del 1592, siamo a 3 anni dalla morte di Tasso, e poi la comunicazione di ulteriori interventi con la segnalazione, la rivelazione di un vero e proprio, se si può usare questa espressione in francese, décalage tra i due interlocutori. Perché da un lato c'è il principe Gesualdo, che commissiona, il committente, che commissiona, e dall'altro c'è Tasso che, infermo, malato nel corpo e anche nella mente, cerca di dare soddisfazione al suo committente. E ogni volta apporta delle varianti, lasciando tuttavia insoddisfatto il suo committente. Significativa quell'espressione di Tasso: ho riso della mia semplicità naturale. Noi questa mattina abbiamo fatto riferimento al riso democriteo. Nella corrispondenza epistolare di Tasso si trova fortemente presente la figura di Democrito e Tasso stesso talvolta usa l'espressione ho riso, rido,
come Democrito, è un riso di una incredibile significatività, perché Tasso è ben lungi dal pensare di essere un semplice, ed è ben lungi dal pensare di essere un indotto. C'è un tratto significativo che nell'ultimo Tasso si esaspera e cui ha fatto riferimento Perotti. Il principe commissiona il corpus dei madrigali indicando i temi amore, bellezza, natura. E su questo repertorio tematico Tasso esaspera una caratteristica che si ritrova fortemente nel suo epistolario, cioè quella dell'autocommento e dell'autoanalisi ai suoi testi. È inutile dire che qui la variantistica è più moderata rispetto all'uso che Tasso fa sempre della variantistica, un uso frequentissimo, un uso ossessivo della variantistica, però esiste questa variantistica tassiana. L'ultimo punto decisivo della relazione di Perotti chiama in causa gli storici della musica, i musicologi per un verso, ma chiama in causa gli italianisti per un altro verso. Questo rapporto tra i due grandi artisti non è stato un rapporto pienamente proficuo. E Perotti ha indicato anche alcune interpretazioni di questa deficienza nel rapporto tra i due. Tra Tasso e il principe Gesualdo. Sul versante tassiano c'è una complessità del corpus dei madrigali. E questa complessità è complessità di carattere metrico, di carattere fonetico, di carattere sintattico. Addirittura abbiamo visto questa alternanza tra settenario e novenario l'endecasillabo. La struttura dei testi tassiani appare agli occhi di Gesualdo una struttura rigida, tale che il principe non fruirà del corpus dei madrigali di Tasso, e qui c'è un aspetto di incomprensione artistica indotto, e sono le ultime parole significative di Perotti, indotto dalla peculiare sonorità dei testi tassiani. L'assenza fisica di Perotti al dibattito ci fa mancare la visualizzazione dei testi tassiani davanti ai nostri occhi. Una visualizzazione dei testi che permetterebbe, più di quanto non sia lecito questo pomeriggio, tanto agli storici della musica e ai musicologi, quanto diciamo agli italianisti, di intervenire proprio addirittura in senso tecnico, nel merito di questo corpus testuale. Però la vicenda che ci è stata proposta è una vicenda di altissima, altissima suggestione e indica, per così dire, due destini, e due strade che restano destini e strade parallele. Ora, io inviterei in primis i musicologi a dire diciamo, intanto che cosa pensano di quanto abbiamo ascoltato, probabilmente di fare delle osservazioni a margine, e altrettanto poi farei nei confronti degli italianisti qui presenti, a cominciare da Alberto. Chi apre le danze? Vedo il professor Zino che potrebbe sicuramente portarci un contributo significativo, ma anche altri possono, visto Dinko Fabris, diciamo partiamo dai musicologi, gli storici della musica, e poi magari anche alternando con brevi sortite degli italianisti in merito a
questa materia di cui abbiamo avuto contezza nel pomeriggio, questo pomeriggio. Chi comincia? Chi ha intenzione di cominciare? Io sono stato un po' invadente o indiscreto, ma invito fortemente i colleghi ad intervenire. Non so se si sente. Si sente? Sì, la sentiamo abbastanza. Benissimo. Sì, sì. Ma è difficile fare una discussione molto, molto approfondita su questa scoperta straordinaria da parte di Perotti. Io ho confesso di aver già acquistato il libro, però non ho avuto tempo ancora di leggerlo, quindi di valutarlo profondamente. Ma mi sono reso conto che si tratta veramente di una cosetta molto, molto importante. Quindi, letto, non ho potuto leggere ancora il libro, ho quindi l'invito ad avere riferire su qualche osservazione, fare qualche osservazione su quello che ho ascoltato oggi. Non sapevo che forse non credevo, non ho mai creduto che Carlo Gesualdo potesse commissionare, fosse committente. Ecco, ora non è che il problema è che non sappiamo appunto i compositori come venivano, in che modo sceglievano i loro testi, se perché circolavano molto, se perché erano gli piacevano, quindi in qualche modo venivano suggestionati da questo testo e quindi lo mettevano in musica, o perché da qualcuno gli veniva da qualche musica. Da qualche committente gli veniva spesso il desiderio di musicare quel determinato testo, insomma non ci sono degli studi approfonditi su questo tipo di problemi, che però sono fondamentali anche per capire perché un musicista ha scelto un testo. Quello che Pirrotta chiamava appunto le scelte poetiche, penso sia un'espressione molto calzante su questa questione. Quindi ecco, mi è interessato molto capire, sentire che avesse commissionato qualche cosa Carlo Gesualdo a Tasso. E certamente c'erano dei rapporti già da prima. Se non ricordo male, però in questo momento non ho pensato a questa cosa. Se non ricordo male, Tasso aveva scritto dei componimenti per l'uccisione della moglie. Posso sbagliarmi, ma penso che sia giusto questo che ricordo. Appunto, quando fu uccisa proprio da Carlo Gesualdo, parlava non solo di lei, ma anche se non ricordo male, anche di Damalus. Quindi ecco, mi sono sempre chiesto, se ricordo bene, ecco, che tipo di rapporti potessero esserci stati tra questi due personaggi, dato appunto che Carlo ha ucciso la moglie. Vabbè, questa è comunque una cosa a latere. E tornando ecco a quanto ho ascoltato ora, volevo appunto dire che certamente Tasso era, sì, certamente è commovente vedere questo anziano personaggio che così dichiara la sua incompetenza, la sua impossibilità
di scrivere testi che forse piacessero al principe Carlo Gesualdo. Ecco, quindi non conosco però a sufficienza, voglio dire, la biografia di Tasso per capire fino a che punto lui era con i suoi committenti o con le persone che conosceva, era umile come lo è stato con Carlo. Perché mi sono sempre chiesto, dico, ma probabilmente era così cortigianesco questo linguaggio, dice io non so fare, non sono all'altezza, mi scusi, questo e quell'altro, perché forse sperava di avere non so, qualche raccomandazione con la famiglia, con Luca d'Este per essere riammessa a corte, per qualche cosa così. Quindi ecco, mi sono chiesto se ci potesse essere qualche interesse in questa apparente umiltà nelle lettere, in queste lettere di Tasso, di questo atteggiamento di Tasso. Vabbè, ora mi fermo, vediamo se vengono fuori altri tipi di problematiche, eventualmente vi riservo di riintervenire dopo. Intanto la ringraziamo molto, perché ha sottolineato degli aspetti che io ripropongo all'attenzione di noi tutti, cioè l'aspetto principe in che modo i compositori sceglievano i loro testi, perché Gesualdo sceglieva dei testi e poi ha posto il problema che non è stato, diciamo, toccato l'ambito da Perotti dei rapporti precedenti tra Tasso e Carlo Gesualdo, in cui addirittura rapporti cui poteva aver partecipava meglio la moglie. Dunque, che rapporti c'erano stati già in precedenza tra i due? Nell'indicare questo aspetto di suggestione di Tasso, che dichiara la propria insufficienza, poi lei ha posto un problema che è stato, diciamo, fortemente studiato, fortemente ripensato, diciamo, negli studi degli italianisti, ovvero, diciamo, dello stile epistolare di Tasso cortigiano. Addirittura Tasso quando scrive sembra quasi, e non è detto che non lo faccia sino agli ultimi mesi della vita, scrive con l'intenzione che altri leggano, che lega tutto diciamo, il sistema di referenze a cui si rivolge, che è il sistema di corte, quasi che molti di questi testi epistolari possano, debbano essere pubblicati addirittura. Quindi Tasso quando scrive con questa fortissima idea, così come lo faceva per i madrigali, anche per il corpus epistolare, scrivere per risentirsi e ascoltare la propria voce, perché questa voce deve fare eco nel sistema cortigiano. E come è stato detto da Perotti, qui si trattava di uno dei principi, diciamo, della nobiltà del viceregno napoletano. Ora c'è Dinko Fabris, il professor Fabris, che vorrebbe intervenire e lo ascoltiamo molto volentieri. Sentite? Sì, ti sentiamo benissimo, Dinko. Mi scuso, sono in un treno, per cui ho Ti sentiamo, seguito dal Dinko. treno finora miracolosamente. Benissimo. Effettivamente, sull'onda di quello che ha detto Agostino, nel discorso di Perotti mancava questo tassello che però è davvero fondamentale per il nostro sguardo, cioè la presa di posizione di Tasso nei confronti dell'assassinio della moglie di Carlo Gesualdo, testimoniata di tre sonetti in morte di due giovani amanti.
che Elio Durante e Anna Martellotti avevano già collegato a questa storia dei 39 madrigali inviati da Tasso disperatamente alla ricerca di recuperare una relazione e quasi a sfregio, dicono loro, Gesualdo ne musica uno solo su 39, ed è quello del secondo libro di madrigali che ha curato Marco Mangani, per cui il risultato di questo atteggiamento servilistico, di questo tentativo, probabilmente dipende proprio dal tentare di ricucire con una persona di cui già si intravedeva il desiderio di mettersi in contatto con la corte estense, con Zasko Luzzaschi, di cui Tasso era stato il protagonista, ma era già in fase discendente, e tant'è vero che poi nel momento in cui Gesualdo realizza effettivamente col matrimonio con Leonora il suo desiderio di conoscere Luzzaschi, di abbeverarsi alla musica ferrarese, comincerà a musicare solo testi di autori della corte ferrarese di quel momento in voga, Poca Terra e così via. Quindi il discorso è forse anche di un estremo tentativo di Tasso di attaccarsi ad un personaggio importante per riprendere terreno lì dove lo stava perdendo. Può darsi che queste cose siano possibili adesso da riesaminare grazie a questo ritrovamento effettivamente straordinario, ci ha entusiasmati tutti, e a me in particolare ha colpito l'idea che in una piccola biblioteca napoletana all'inizio dell'Ottocento fosse disponibile materiale proveniente dalla dispersa raccolta dall'archivio di Carlo Gesualdo. Questa strada dovrebbe essere, secondo me, esaminata per vedere che cos'altro era stato salvato oltre alle lettere di Tasso, perché noi non ne sappiamo assolutamente niente. Gli inventari post-mortem di Gesualdo non ci dicono nel dettaglio quale fosse il contenuto della sua biblioteca e soprattutto, meno che meno, la corrispondenza. Ecco, potrebbe aprire anche una pista in questo senso. Io vi ringrazio molto dell'attenzione, ma adesso ascolterò che cos'è. Siamo noi che ringraziamo il professor Fabris, Tinco Fabris, per le sue osservazioni e anche per aver ricordato questo contributo scientifico di un volume interessantissimo di Elio Durante e Anna Martellotti. E del rapporto di Tasso con la corte ferrarese. Ecco, forse anche per le ultime considerazioni che faceva Dinko, sarebbe utile, ma riprendendo anche quanto abbiamo ascoltato dal professor Zino, diciamo la doppia faccia che verte su un solo versante dell'ultimo Tasso. Cioè, non è solo il Tasso ferrarese, ma l'ultimo Tasso, l'autore del Dialogo delle Imprese, per esempio, può essere definito, come ovvio, il Tasso napoletano. Quindi il Tasso che guarda, oltre che alla corte ferrarese, che ha guardato per tanta parte della sua vita alla corte ferrarese, l'ultimo Tasso che guarda con attenzione al mondo napoletano. Non per caso Tasso diventerà l'uomo di culto di tutta la cultura napoletana tra fine Cinquecento e la prima metà del Seicento, in cui c'è Basile, c'è lo stesso Marino, ma c'è una miriade di autori napoletani che guardano a Tasso come all'uomo di culto ormai. Quindi il rapporto Tasso con voltato alla napoletana. Esatto. E Manzo contribuirà molto a questa visione diciamo del Tasso napoletano. Quindi teniamo conto nel ricostruire i rapporti tra Tasso e Carlo Gesualdo. Io
Posso intervenire? A leggere il libro di Perotti. Dicevo, questo aspetto della relazione di Perotti non c'è stato, ma sicuramente Perotti procurerà di lavorarci, di occuparci. Prego, Alberto. No, io volevo dire questo, cioè innanzitutto io ho scritto un saggio importantissimo proprio sul momento in cui si era verificato il famoso suicidio da parte di Carlo Gesualdo nei confronti della moglie Maria d'Avalos e nei confronti naturalmente dell'amante Fabrizio Carafa, dove naturalmente, a parte i riferimenti di tipo storico sull'ambiente napoletano del tempo, venivo diciamo a riportare una serie di soprattutto i sonetti, le poesie che Tasso scrive in quel momento, perché tutto l'ambiente intellettuale napoletano, soprattutto i poeti napoletani del tempo, si schierarono dalla parte degli amanti, cioè fino da Tasso, addirittura fino a Marino, fino a Giambattista Marino, tutti i poeti che allora intervennero si schierarono sostanzialmente dalla parte dei due amanti, in particolare Tasso con tre sonetti e un madrigale che naturalmente mise l'accento, diciamo, sulla violenza con cui era stato perpetrato questo suicidio, che tra l'altro trova poi anche uno sbocco interessantissimo nel famoso film di Werner Herzog, famoso concerto a cinque voci, dove praticamente si fa vedere, diciamo, questo momento cruciale, insomma, dell'uccisione di questi due amanti. Bene, ci sono questi sonetti di Tasso, questi madrigali di Tasso, che effettivamente, diciamo, rompono in certo senso il rapporto che Tasso aveva tenuto fino a quel momento con Carlo Gesualdo, ma naturalmente lo ricollegano invece con la famiglia d'Avalos, perché lui aveva cantato in una canzone bellissima, tra l'altro, le doti di bellezza di Maria d'Avalos. Quindi, insomma, si crea sostanzialmente questo rapporto fondamentale. Ora, ritornando al discorso che si era stato fatto prima a proposito dell'intervento di Perotti, effettivamente, come giustamente ha ricordato Zino e su cui poi è ritornato anche Fabris, è probabile che questa situazione che si era creata allora nella Napoli del tempo aveva allontanato, in un certo senso, ma sicuramente aveva allontanato il principe Carlo Gesualdo da Torquato Tasso. Tant'è vero che poi, come noi sappiamo, Carlo Gesualdo, dopo l'omicidio, essendo, diciamo, inseguiti tra l'altro dai parenti dei Carafa, si rifugiò nel famoso castello di Gesualdo per diverso tempo e poi, diciamo, ritornò a Napoli. Quando lui ritorna a Napoli, è certo che in quel periodo c'era anche Tasso, come è stato ricordato. Tra l'altro Tasso stava al centro di una serie di attenzioni che facevano capo in modo particolare al suo primo biografo, che è Giambattista Manzo, il primo biografo di Tasso, Giambattista Manzo. Poi naturalmente abbiamo la grande biografia di Serassi e soprattutto poi, diciamo, abbiamo poi le biografie successive, eccetera. Ora Manzo aveva creato un'accademia che tu stessa, Pasquale, hai ricordato, cioè l'Accademia degli Oziosi, e questa accademia che lui fondò era un cenacolo importantissimo. Tasso era molto amico di Manzo, tant'è vero che Tasso ha scritto addirittura un dialogo intitolato Manzo o dell'amicizia, che, diciamo, aveva questo grande rapporto naturalmente con Manzo, il quale Manzo, tra l'altro, incredibilmente era anche molto amico di Milton, tant'è vero che John Milton ha scritto addirittura un poemetto intitolato Manzus. Quindi questo fa vedere, cioè, come questo Manzo era una specie di collettore sostanzialmente dell'intelligenza napoletana del tempo che si ruotava intorno a Tasso. Però Tasso in quel momento stava vivendo diciamo un momento particolare, perché da una parte c'era stato, diciamo, il crollo dell'impossibilità di dare un suo titolo al poema, che, come noi sappiamo, la Gerusalemme liberata non è un titolo di Tasso, è un titolo, diciamo, poi trovato dall'ingegnere al momento fondamentale, e naturalmente stava riproponendo il poema, ma in chiave completamente diversa, come noi sappiamo, con la Gerusalemme conquistata. Quindi in quel periodo 1592-93 Tasso stava lavorando sulla Gerusalemme conquistata,
e stava spostando tutta la sua attenzione non solo, diciamo, sulla come dire, composizione di componimenti sacri. C'era il grande tormento religioso di Tasso, tant'è vero che quando lui va a Roma, ma Tasso dove va a Roma? Va al monastero di Sant'Onofrio, cioè il monastero di Sant'Onofrio dove lui praticamente vive questo tormento che lo assillava, che per un certo periodo aveva creato anche dei problemi con l'Inquisizione. Non dimentichiamoci che lui aveva avuto, già al periodo della corte ferrarese, aveva avuto dei problemi con l'Inquisizione. Allora, quindi, questo sta a significare che Tasso si trova in un momento di disagio particolare. Un disagio nei confronti di Carlo Gesualdo, perché, come giustamente è stato ricordato, effettivamente lui si sentiva un po' in colpa per aver preso le parti degli amanti, diciamo, nei confronti di Carlo Gesualdo. E dall'altro viveva uno stato particolare di nevrosi, di incapacità di orientamento dovuto non solo al lavoro che sulla conquistata si stava stendendo pure gli elementi del mondo creato, eccetera, ma dovuto anche a questi suoi tormenti, che erano tormenti religiosi fortissimi che Tasso attraversava in quel periodo. Quindi è comprensibile che da parte di Tasso ci sia questo tentativo, attraverso queste missive, diciamo queste lettere, che sono 4-5 lettere sostanzialmente, che lui al ritmo di qualche giorno di distanza invia a Carlo Gesualdo, in cui, diciamo, dà l'impressione, come giustamente ha notato Perrotti e abbiamo notato un po' tutti, di essere sostanzialmente in grande difficoltà nei confronti di Tasso, di trovare lui stesso una via, perché anche gli elementi correttivi che lui porta ad alcuni madrigali, questi elementi correttivi, sì, noi in maniera filologica lo possiamo far rientrare nel campo della variantistica e ci possiamo divertire a vedere le differenze, eccetera, eccetera, ma il problema di fondo è il fatto che questo tentativo, diciamo, non è tanto un tentativo come noi lo intendiamo in termini moderni, filologici, diciamo, alla Contini, diciamo così, di variantistica, ma è un tentativo da parte di Tasso di ritornare naturalmente su quello che aveva scritto, perché lui non era convinto di quello che scriveva. Lui ritornava più volte, soprattutto negli ultimi tempi, proprio perché aveva questa difficoltà, diciamo, proprio psicologica, diciamo, di comunicazione. Quindi questo è uno degli elementi, secondo me, che vanno tenuti presenti, non la fredda analisi filologica sulla variantistica, ma va tenuto presente anche la psicologia particolare di Tasso in quel periodo, siamo negli ultimissimi anni della sua vita. Un altro elemento molto importante su cui io sono intervenuto soprattutto nella relazione che ho tenuto l'anno scorso, proprio, diciamo, in occasione della Summer School, è l'aver sostanzialmente visto una serie di madrigali, su cui ci sono anche degli studi interessanti anche da parte di Marco Mangani, in cui si spiega la ragione fondamentale per cui dei 39 madrigali inviati, come ci ha ricordato Perrotti, inviati da Tasso, diciamo, in varie ondate, diciamo così, attraverso l'accompagnamento di queste missive a Tasso, ebbene si vede chiaramente che ormai Gesualdo, rispetto alla struttura metrica particolare del madrigale di Tasso, tra l'altro molto ricercato, diciamo, soprattutto dal punto di vista degli intarsi manieristici, amava, diciamo, uno stile molto più semplice, ma soprattutto uno stile che fortemente ossimorico, perché in quel momento, diciamo, interessava in modo particolare a Gesualdo, soprattutto, diciamo, in base naturalmente alla composizione musicale, ma su questo naturalmente gli amici musicologi sono più bravi di me a dire sostanzialmente in questo cromatismo, diciamo, gesualdiano in che cosa consiste. Però se noi osserviamo i madrigali che effettivamente poi scelse Gesualdo e che si trovano nel quarto libro, appunto, dei madrigali che lui poi ha musicato, effettivamente, diciamo, da una parte
Tasso non c'è se non con un solo madrigale dei famosi 39 che gli ha inviato, ma come ha ricordato Dinko Fabbri, ci sono molti madrigali anonimi, diciamo, di scrittori anonimi. Se noi andiamo ad esaminare, ecco, questo io l'ho fatto, non ci vorrei ritornare su questo punto, se noi andiamo ad esaminare questi madrigali anonimi, ci rendiamo conto che, a parte la struttura semplicissima di questi madrigali, che quindi dava più libertà naturalmente di composizione a Gesualdo, tutti gli elementi fondamentali, e quindi questo spiega anche alcuni punti, nonostante tutto, underground, sotterranei, perché ci sono dei collegamenti sotterranei proprio a livello psicologico, diciamo, tra Tasso e Gesualdo. C'è l'elemento particolarmente introverso, complesso, la macerazione spirituale, l'elemento nevrotico, l'elemento ombroso. Ci sono dei collegamenti, diciamo, a livello psicologico, nonostante l'uno era il principe committente e l'altro il poeta che cercava protezione. Bene, ritornando su questi madrigali, ecco, noi ci rendiamo conto che la scelta di Gesualdo va direttamente in funzione di quello che lui voleva musicare, di come voleva musicare. Quindi l'elemento tematico, diciamo, che effettivamente lui indica indica a Tasso, come ha ricordato Perotti, però ci sono modi diversi di sviluppare l'elemento tematico, amore, bellezza, eccetera, ma come vengono sostanzialmente sviluppati? Evidentemente Gesualdo era più interessato a come l'avevano sviluppato questi compositori anonimi. Per esempio, ecco, ci sta un madrigale, diciamo, anonimo molto importante che gioca proprio su questo. Ecco, non a caso nell'ultimo verso, che è Moro mia vita, ecco, un madrigale anonimo effettivamente musicato da Gesualdo nel quarto libro, diciamo, dei madrigali. Bene, il contrasto semantico che viene fuori naturalmente da questi due elementi fondamentali, ecco, evoca anche due momenti esistenziali che erano, non a caso, gli elementi esistenziali vissuti da Gesualdo. E così pure tutta, diciamo, l'impostazione, diciamo, è data da questa direzione, perché non a caso, incredibilmente, questo è importante, questo ci fa capire ancora meglio, è vero che lui musica molti madrigali anonimi, ma incredibilmente musica un madrigale di Giovan Battista Guarini. E Giovan Battista Guarini, che lavorava alla corte ferrarese, è il famoso autore del Pastor Fido, diciamo così. Ecco, Giovan Battista Guarini, certo, non è Tasso, ma non è nemmeno, come dire, un poeta, un compositore poco noto. Guarini era uno degli intellettuali importanti, diciamo, della corte ferrarese. Ebbene, Gesualdo musica questo madrigale di Giovan Battista Marini, che comincia "Cor mio de non piangete", eccetera, ma se noi andiamo a leggere il madrigale, ecco, ci rendiamo conto che effettivamente tutto l'elemento fondamentale è basato proprio sull'elemento della contraddizione, dell'ossimoro, su cui naturalmente Gesualdo poteva impostare la tipologia cromatica delle sue composizioni musicali. E quindi questa è, secondo me, poi la spiegazione poi di fondo, che, ripeto, non è che sto dando io, ma su cui sono stati già degli interventi importanti, diciamo, io ho ricordato quello molto interessante, poi anche fatto stamattina, perché non a caso Marco Mangani ci ha fatto vedere il funzionamento proprio, diciamo, di un madrigale tassiano. Quindi questo sta a significare che, diciamo, è importante certamente fare uno studio approfondito sul ritrovamento di Perrotti, però, come giustamente è stato ricordato dallo stesso Perrotti, come giustamente anche tu, Pasquale, hai ricordato, ma se noi non abbiamo i testi avanti, se noi non possiamo scorrere l'elemento testuale, ecco, noi non possiamo nemmeno esprimerci, diciamo, vedere per esempio, sì, le varianti, ma se noi non vediamo i testi non sappiamo sostanzialmente queste varianti che cosa consistono e quali elementi importanti questi varianti potrebbero avere nel contesto, diciamo, del sistema compositivo di Tasso, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Cioè, abbiamo detto, dal 1592 in poi, lui è morto nel 95, siamo veramente agli sgoccioli dell'esistenza di Torquato Tasso. Quindi io penso che un codicillo importante di tutto questo,
non può non essere che uno studio attento effettivamente, diciamo, su queste varianti, con i testi avanti, dove noi naturalmente non solo possiamo intervenire nel merito, ma proprio attraverso le varianti, ecco, potremmo avere un altro tassello importante per capire la ragione di fondo per cui, insieme alle altre che noi abbiamo elencato prima, a cui ha fatto riferimento Zino, a cui ha fatto riferimento pure Dingo Fabris, cioè quali sono gli elementi, anche diciamo nelle varianti, nelle lettere in cui Castro ritornava e riscriveva, che alla fin fine non hanno fatto, diciamo, dare l'opzione favorevole per la musica a Carlo Gesualdo. Potrebbe essere anche questo un altro tassello importante. Probabilmente, diciamo, Gesualdo, anche del ritorno di Tasso, diciamo, delle variazioni di Tasso, probabilmente non si fidava, cioè non si fidava, sempre a livello, diciamo, musicale, e non lo riteneva rispondente, diciamo, a quello che lui in quel momento, dal punto di vista musicale, stava elaborando. Ma su questo, naturalmente, il mio discorso si ferma e naturalmente dà lo spazio ancora una volta agli amici musicologi, da Zino a Dingo Fabris, di andare oltre. Chiedo scusa, professor Guaragnella. Allora, segnalo al professor Guaragnella che ci sono due mani alzate. Sì. La prima è del professor Marco Mangani, sì, che ha chiesto di intervenire. Certo. L'altra è la dottoressa Eleonora Rimolo. Sì, e poi forse vuole riprendere anche il professor Zino. Sì. Io dico, ecco, dispiace che non sia presente ovviamente Cerotti, però così come lui ha auspicato, seguirà di sicuro il dibattito che è seguito alla sua relazione, ne terrà conto e probabilmente, se dovessero essere pubblicati gli atti da Carlo, questi aspetti così intensamente problematici che sono stati sollevati potranno essere ulteriormente toccati, sviluppati e così via. Due questioni, questo intervento importante di Alberto, che ha ripreso e diciamo è svolto anche i due precedenti di Zino e di Fabris. Uno è la questione dello luxoricidio consumato da Carlo Gesualdo ai danni della moglie Maria D'Avalos, e del rapporto che Tasso ha instaurato non solo con Gesualdo in quella fase, ma diciamo con tutta la vicenda dell'oxurecidio. E come ha ricordato opportunamente Alberto, Tasso si era schierato dalla parte dei Davos. Questa è una questione molto importante che Perotti sarà invitato a riprendere. Poi la seconda questione è quella della struttura dei madrigali. Giustamente ha detto Alberto, noi dovremmo avere la visualizzazione di questo corpus del codice madrileno, perché questa struttura, al di là della insoddisfazione più o meno dichiarata da parte di Gesualdo e al di là di tutta la dichiarazione di limitatezza pronunciata da Tasso, però lo ha ricordato Alberto, presenta delle, diciamo, delle segrete affinità, delle sotterranee affinità di carattere tematico, di carattere contenutistico, di carattere psicologico, ovvero l'espressione del tormento. E io aggiungerei, ma era implicito nel discorso di Alberto, la dimensione dell'ombra. Quello che invece viene a mancare è, da parte di Gesualdo, la sintonia per portare in musica, diciamo, questo materiale. Questo è un dato per cui la palla ritorna ai musicologi e agli storici della musica. Allora, il primo dovrebbe essere il professor Mangani, poi seguiremo gli altri e seguiremo anche la replica del professor Zino.
Prego, professore. Grazie, io sono rapidissimo anche perché per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato Gesualdo a non prendere in considerazione l'invio di Tasso se non per un unico madrigale che ricordava anche Dinko Fabris, è proprio presente nel secondo libro di cui ho curato l'edizione, io mi ritrovo totalmente, del resto lo sa perché ne abbiamo già avuto occasione di parlare nelle precedenti Summer School, mi ritrovo pienamente in quello che ha detto Alberto Granese, cioè uno dei motivi fondamentali, forse il motivo fondamentale, al di là della questione altrettanto importante dell'uxoricidio, sulla quale io non entro perché sono è un ambito, diciamo, storico-biografico sul quale io sono meno competente, ma sicuramente quello che richiamava Alberto Granese è il motivo indiscutibile, cioè Gesualdo si avvia su una strada stilistica per la quale per lo stile poetico di Torquato Tasso non c'è posto. È talmente lampante il dato che dal terzo libro Tasso scompare completamente, mentre Guarini, che è già presente nei primi libri, rimane fino al quinto, e questo ha fatto benissimo Alberto Granese a ricordarlo, la presenza di Guarini è proprio il contraltare all'assenza di Tasso. Guarini, bene o male, mantiene una, anche se vogliamo così, una semplicità concettuale di immagini che si presta meravigliosamente ai giochi di contrasto sui quali poi si eserciterà il cromatismo gesualdiano, mentre Tasso ormai appartiene a un mondo che a Gesualdo non interessa più. Vorrei solo richiamare altri due elementi molto che credo di interesse da introdurre nel dibattito, non senza aver comunque prima espresso apprezzamento, al di là di tutte le giuste osservazioni che sono state fatte, per il lavoro di Perotti, che avevo avuto la fortuna di conoscere già in anticipo in occasione di un convegno che c'è stato l'anno scorso a Amherst, al quale abbiamo partecipato a distanza perché era già l'aprile del 2020, nel quale lui aveva già avuto occasione di presentare questo suo ritrovamento, e infatti ho potuto, come si sarà visto, tenerne conto nella prefazione del secondo libro. Il primo elemento è una tesi sempre di Durante e Martellotti, e cioè Durante e Martellotti hanno constatato che i testi di Tasso, che sono musicati da Gesualdo nel secondo libro, sono contigui nell'edizione a stampa delle poesie di Tasso. Questo fa supporre, unitamente alle considerazioni che avevo fatto a suo tempo e che trovate anche queste sul secondo libro, sul problema delle varianti testuali in Caro amoroso neo, mi sembra confermare che quella è la fonte privilegiata alla quale Gesualdo attinge, la fonte a stampa. Credo più che altro per un'attitudine sua, fondamentalmente, anche se è probabile che poi sia entrato in gioco lo sdegno per la presa di posizione di Tasso a proposito della vicenda d'Avalos. L'altro elemento importante, e questo credo che meriti un supplemento di indagine, è il fatto che comunque Gesualdo non può, entro certi limiti, nei primi due libri, non tener conto del successo di alcuni testi nella tradizione intonativa. Cioè Gesualdo comunque nei primi due libri, per quanto appunto si ritenga già un grande madrigalista e ritenga di aver da temere soltanto da Luzzaschi e di tutti gli altri si burla, come ci racconta Fontanelli, però è anche altrettanto vero che nei primi due libri sa comunque di dover affrontare una sfida pubblica, diciamo così, in un certo senso. Quindi non può non tener conto del fatto, per esempio, che il madrigale di cui parlavo stamattina, Non è questa la mano, è un madrigale che ha visto una quantità di intonazioni prima di lui impressionante per gli standard dell'epoca, e sempre fatta la tara a ciò che sappiamo noi, e soprattutto è un madrigale che, almeno nelle intonazioni di Malvezzi e di Marenzio, aveva avuto, diciamo, aveva prodotto dei capolavori con i quali Gesualdo sente evidentemente bisogno di confrontarsi. Quindi metterei in conto anche il particolare modo che Gesualdo ha di confrontarsi
con coloro che intonano certi testi prima di lui. Anzi, direi che se posso aggiungere un ultimo elemento di interesse, poi io mi taccio, anche perché veramente tra Zino, Fabris e Granese le cose fondamentali direi che su questo argomento sono state tutte già dette. Non è un caso se tra quelli che Gesualdo sceglie, l'unico che sceglie tra quelli che Tasso gli invia, è poi un unicum, nel senso che quello lì lo sceglie solo lui. E questo è molto, almeno sempre stando a quello che sappiamo, ma qui è un fatto statistico, comunque se ci fosse stata un'intonazione importante sarebbe venuta fuori. Questo è altrettanto interessante perché vuol dire che comunque quelle lettere le guardate, che comunque a un certo momento il problema se l'è posto. Per cui direi che se dovessi privilegiare un'ipotesi di motivazione, l'ipotesi fondamentale è quella che richiamava alla fine del suo intervento Alberto Granese, cioè proprio veramente si sta aprendo una distanza che al di là delle vicende biografiche è un'incolmabile distanza stilistica, estetica e di contesto di appartenenza, insomma, ecco, Gesualdo appartiene proprio a un altro mondo rispetto a Tasso. Grazie per avermi consentito questo intervento. Noi ringraziamo lei per la chiarezza del suo intervento e per aver sottolineato appunto questa distanza di direzione stilistica tra i due grandi, e poi di aver concluso con un problema che era stato sollevato all'inizio del dibattito, cioè indicando l'importanza del problema della scelta e delle motivazioni, in questo caso da parte di Gesualdo nei confronti di Tasso, e quindi dell'operazione di selezione, addirittura di sostanziale rifiuto, se non addirittura di rigetto, operato da Gesualdo. Ora a chi tocca? Prima del professor Zino c'era un altro intervento. Tocca a lei, Eleonora. Sì, no, è mio, più che un intervento, era un attestato di stima, insomma, perché ho trovato molto interessante questa dissertazione e spesso appunto mi sono chiesta anche proprio la natura delle lettere che Tasso inviò a Gesualdo in maniera così solerte post eventum per recuperare questo rapporto, chiedendo anche più volte esplicitamente questa grazia che non arriverà mai, nonostante poi si fosse trovato anche emotivamente vicino ai due amanti fedifradi, anche per la sua vicinanza alla famiglia dei Davalos e dei Carafa, e tramite quei madrigali, insomma, espliciti dedicati agli amanti. E diciamo che effettivamente queste richieste di grazia continua, anche io le avevo ricollegate nella mia, diciamo, non conoscenza profonda del tema, a questa indecisione cronica del Tasso, a questo timore da cui lui, diciamo, era ossessionato di stare sempre sbagliando, di fare magari cose sconvenienti, di aver diciamo preso una strada sbagliata con questa sua apologia elegiaca dei due amanti, e alla sua ricerca costante poi di protezione da parte di Gesualdo, e sicuramente il tormento dovuto al fatto che Gesualdo aveva scelto a un certo punto di non musicare più i suoi madrigali. Però sì, effettivamente, a parte la questione dell'uxoricidio, probabilmente Gesualdo non era neanche così stupito dal fatto che Tasso scrivesse dei madrigali per i due amanti. A un certo punto effettivamente, probabilmente per un fatto stilistico, si preferisce continuare a musicare altro, come appunto il Guarini, ed è una scelta sicuramente ponderata, perché sicuramente Gesualdo leggeva attentamente le lettere di Tasso e ponderava molto bene il da farsi, anche considerando i rapporti di Tasso con la corte estense e così via, e quindi poi magari sceglie, insomma, anche come soluzione di più o meno compromesso, di mitigare quell'unico madrigale di cui parlava appunto il prof Mangani. Quindi questo, anche questa sua ambivalenza psicologica, entra secondo me moltissimo anche in queste dinamiche, in questo suo modo di agire, di comportarsi anche nei confronti di Gesualdo. E poi volevo fare complimenti a tutti per averci regalato questo bellissimo pomeriggio. Noi ringraziamo lei per la sottolineatura di queste sfumature. E ora credo che tocchi al professor Zino. Ma io non ho nessuna intenzione, per carità, di
dibattere a quanto è stato detto, perché tutto è molto interessante, ogni osservazione ha un suo senso e una sua verità. Volevo soltanto aggiungere due piccole chiose, così forse banali. Mi è venuto, innanzitutto mi ricordo questo bellissimo discorso che fece l'anno scorso Milanese, veramente meraviglioso, quello appunto in cui illustrò i testi in un'occasione di uccisione della moglie della Davalos e di Carafa. Anche stasera ci ha messo molta convinzione Alberto, ma l'anno scorso mi ricordo che mi colpì moltissimo, veramente un discorso strepitoso, straordinario. Volevo dire soltanto due cose. Io tanti anni fa feci un articolo appunto sulla fortuna dei testi tassiani nella musica, che fu pubblicato per una rivista poco nota che si chiamava Studi Tassiani, mi ricordo come, insomma, una lista che non circolava, che c'era circolato pochissimo. Quindi osservai a fare questa ricerca che tutto sommato i testi di Tasso arrivarono ai musicisti napoletani molto più tardi rispetto a musicisti di altre grandi città italiane. Quindi ecco, questo mi ha meravigliato, perché appunto pensando che poi Tasso fosse l'ultimo, quanto fosse comunque non noto a Napoli, certamente anche prima che lui ci andasse, negli ultimi tre anni di vita. Quindi questo mi ha molto meravigliato il fatto che pochissimi musicisti di musica Tasso, parlo sempre di musicisti napoletani, e misero comunque non solo pochi musicisti ma pochi testi pure, ecco. Quindi nessuna meraviglia a questo punto se Carlo Gesualdo, per altri motivi certamente, nel mise di musica anche lui uno soltanto. Volevo dire un'altra cosa. L'anno scorso pubblicai proprio in un volume curato da Carlo Santoli, no, pubblicato da Carlo Santoli in sinestesie, un articolo su certe testimonianze gesualdiane durante il viaggio che fece a Roma nel 92. Ecco, volevo dire che, direi una banalità, che forse non gli rispose mai, perché effettivamente in quei pochi giorni che passò a Roma ebbe talmente tanti di quegli impegni che probabilmente non ebbe tempo di leggere, sì, ma comunque di rispondere a Tasso. Quindi probabilmente, come ho detto Carlo Mangani, dopo le avrà lette e avrà tenuto conto anche dei consigli e dei testi che gli mandava Tasso. Comunque penso che a Napoli non abbia avuto, quando venne a Roma, abbia avuto poco tempo per vedere per leggere con attenzione comunque queste lettere e pensare poi addirittura di vedere musica. No? Quindi, ecco, questa era l'unica osservazione che volevo fare. Certamente dalla lettura del testo pubblicato da Perotti verranno fuori certamente altre osservazioni da fare. Comunque si tratta, ecco, confermo, di un ritrovamento straordinario di grande interesse e sul quale appunto converrà ragionare molto. Ora ci siamo limitati a quello che abbiamo ascoltato dal discorso di Perotti, quindi anche noi abbiamo paura a parlare e esprimerci, ma certamente trarremo tutti noi grandissimi spunti, grandissimo interesse dalla lettura di questo libro, e certamente dovremo tenerne conto anche nella edizione della New Gesualdo Edition. Ecco, quando si parlerà delle fonti tassiane, delle fonti gesualdiane,
Quindi qualcuno si dovrà prendere il compito di parlare anche dei testi, delle origini dei testi, e quindi di tenere anche di questo libro bellissimo di Perotti. Mi complimento con lui. La relazione che ho ascoltato oggi è stata molto bella, molto chiara. Altrettanto bello sarà la lettura del libro e istruttiva. Grazie. Ringraziamo noi il professor Zino. Non so se ci sono altri interventi previsti. Carlo, ne vedi qualcuno che io non vedo? Soltanto così per dirvi che si è collegato, non so se si ascolta, ma desidero salutarlo, il professor Marco Della Sciucca, musicologo del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila, e poi anche ha lasciato in chat un messaggio di saluto e di ringraziamento il professor Angelo Meriani dell'Università di Studi di Salerno. Sì, se dobbiamo concludere, prima di lasciare, diciamo, l'opportunità di un saluto per tutti noi a Carlo, io vorrei... Pasquale, prima di concludere, però un ringraziamento anche da parte mia, non solo a Perotti, ai colleghi, ma un ringraziamento particolare a te, perché tu sei bravissimo a condurre il dibattito e a stimolare, diciamo, gli interventi. Complimenti, sì, e effettivamente un ringraziamento fortissimo anche da parte mia. Sono Edgardo Pesini, professore, sì. Sono pienamente d'accordo con il professor Granise. Sì, è così, e grazie. Sei bravissimo, Pasquale. Poi, sinceramente, io vorrei dare un abbraccio per, diciamo, da antica data al professor Agostino Zino, perché per me personalmente, dico la verità, è sempre una gioia vederlo, per poterlo presto abbracciare. E complimenti a tutti, particolarmente poi a Carlo Santoli, effettivamente per il lavoro svolto, che è veramente qualcosa di meraviglioso e di altamente qualitativamente culturale per la crescita soprattutto del nostro spirito. Noi ringraziamo molto il sindaco, che fa, caro, caro costituisce una grande eccezione, la ringraziamo molto per questa attenzione alla dimensione culturale. Io concluderei con proprio delle rapide osservazioni, diciamo, richiamando l'attenzione, così come è emersa dal dibattito, sulle intersezioni, per quello che ci importa e ci interessa da vicino, sulle intersezioni tra musica e letteratura, o tra letteratura e musica, decidiamo noi a tal proposito. Ora, queste intersezioni sono ora più contigue e ora più lontane. Quando si dice, abbiamo sentito questa sera, che Gesualdo avverte di essere in proprio un grande madrigalista e quindi prende una strada propria, e quindi si indica un percorso assolutamente peculiare di un autore come Gesualdo nella una dimensione appunto madrigalistico-musicale. Quando il professor Zino dice, per esempio, che a Napoli la musica, il madrigale, Gesualdo, arriva tardi, in qualche misura. E allora vorrei ricordare che, forse arriva tardi anche, arrivano tardi la sonorità dei madrigali tassiani, vorrei ricordare che invece ci sono stati, in ambito di italianistica, studi che hanno fortemente sottolineato l'impatto di Tasso nella cultura napoletana, così come è stato ricordato da Alberto. Tant'è che c'è un importante studio di Amedeo Quondam che ha segnalato il ritardo del barocco a Napoli, tanto che c'è stata una lunga durata del classicismo
fondato esattamente su paradigmi tassiani, sulla lezione di Tasso. Cioè il barocco arriva tardi a Napoli perché c'è stato un forte imprimatur della lezione tassiana, a differenza di quanto è avvenuto invece in musica. Ecco, in questo caso le intersezioni non sono ravvicinate tra letteratura e musica, ma indicano le distanze. Questo non fa altro che, segnalare a noi l'opportunità di riprendere gli inviti che sono stati fatti. E io direi, certo, di ritornare a vicende biografiche che sono state decisive nel nostro caso, nel caso di Gesualdo e anche di Tasso, ma per ultimo, e questo tutto l'apprezzamento che è stato espresso per il libro di Perotti, l'edizione critica a cura di Perotti, di ritornare sui testi. Allora, se noi opereremo un approccio ravvicinato a questo corpus testuale, metteremo insieme, ora con le peculiarità, ora con gli avvicinamenti, ora con le distanze, le competenze dei musicologi e le competenze degli italianisti. Questa è la strada che si potrà utilmente intraprendere, per cui non posso io a questo punto che ringraziare tutti i colleghi e gli studiosi che ho ascoltato, meno giovani e più giovani. Anche l'intervento di Eleonora non fa altro che testimoniare dell'entusiasmo di quanto è stato fatto da parte dei colleghi Carlo Santoli e Alberto Granisi, che tra l'altro sono amici e che vorrei qui ringraziare. Grazie a te, Pasquale. Carlo, grazie. Sei stato chiamato a gran voce. Grazie, professor Pasquale Guaragnella, anche da parte mia, vivi sensi di apprezzamento, complimenti per questa sua magistrale, appunto, coordinazione di oggi pomeriggio e soprattutto, ecco, anche per la sua dedizione, disponibilità, pazienza. Ringrazio anche tutti che hanno dibattuto in maniera molto precisa e efficace sul libro, sull'edizione critica di Diego Perotti. In altre 5 minuti mi chiamo. Dalla terza giornata che si terrà domani 27 agosto 2021, la prima sessione ore 10-12 sarà incentrata sul comitato New Gesualdo Edition. È una riunione non aperta a studenti, è riunione del comitato scientifico sull'opera Omnia per Carlo Gesualdo, cui partecipano insieme ad altre istituzioni la Fondazione Carlo Gesualdo. E questa riunione parteciperanno Rodobaldo Di Baldi, Università degli Studi di Pavia a Cremona, che presiderà la riunione, gli interventi di Wolfgang Thein, Berenreit Verlag, che è l'editore, pubblica l'opera Omnia, Daniele Sabbaino, Università degli Studi di Pavia a Cremona, Marco Della Sciucca, Conservatorio di Musica Alfredo Castella, L'Aquila, Antonio Delfino, Università degli Studi di Pavia a Cremona, Philippe Van Drix, del Centre d'études sur la Renaissance de Tours, Ian Fallon, del King College Cambridge, Agostino Zino, presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, Francesco Saggio, Università degli Studi di Pavia a Cremona, Dingo Fabris, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani. La comunicazione sarà pubblica alle ore 12 sullo stato della New Gesualdo Edition, con gli interventi di Fabris, Tibaldi, Zino. Il tema che sarà affrontato domani è Gesualdo innovatore,
compositore di madrigali e musica sacra, la seconda sessione verrà introdotta e coordinata da Dinko Fabris e Agostino Zino, con gli interventi alle ore 16 di Louis Stein, Ann Arbor, Università del Michigan, successivamente Daniela Tortora, Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli, e le discussioni con gli interventi programmati di Angelo Meriani e Vincenzo Salerno, Università di Studi di Salerno, Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomo Antonio Cosenza, Antonio Polidoro del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Michele Zarrella, Fondazione Carlo Gesualdo. A tutti voi grazie e buonasera. Buonasera, ciao Carlo. Ciao, arrivederci. Ciao Pasquale. Ciao. Grazie a tutti. Saluto affettuoso. Saluto a tutti. Arrivederci, buonasera. Sindaco, buonasera. Grazie, buonasera. Arrivederci. Buonasera.